ANPAS esiste, a parte la vostra, diciamo, la parte anagrafica che lo dimostra, ma ANPAS esiste a prescindere dall'attività di protezione civile, perché ANPAS è qualcos'altro, qualcosa di più soprattutto. Ci cioè sono realtà che hanno un mondo di scelte, di valori dietro che vanno molto al di là. Questa cosa per me è una garanzia, perché è una garanzia del fatto che stiamo andando a parlare con un interlocutore reale, non è un interlocutore che miracolosamente si materializza nel momento in cui io accendo la luce nella stanza, e accendo la luce vuol dire inserisco nel sistema risorse, attrezzature, responsabilità, competenze, ruoli, eccetera. C'è qualcosa, comunque a prescindere. Sono Roberto Gerolla, responsabile del servizio volontariato del Dipartimento della Protezione Civile. Per noi è stato un grande piacere poter partecipare ai lavori di questa conferenza organizzativa molto concreta, nel quale ANPAS ha fatto una rassegna delle questioni principali che si trova ad affrontare. Nel caso specifico della Protezione Civile è stata un'occasione per fare una revisione di tutta una serie di tematiche sulle quali si discute da tempo anche al di fuori di ANPAS e con altre associazioni, ma in questo modo sono emerse le caratteristiche particolari della vostra associazione. Ne esce rafforzata l'idea che esiste un grosso ruolo per le associazioni di rilievo nazionale come ANPAS, che è un ruolo che non si limita al semplice intervento d'emergenza o di soccorso, per quanto possa essere professionalizzato e organizzato, ma è un ruolo che si gioca soprattutto e si giocherà sempre di più sul settore della prevenzione. E fare attività di prevenzione dei rischi, migliorare la consapevolezza delle popolazioni rispetto ai loro territori, è un compito di grossa crescita sociale, civile, nel quale ANPAS si sta già muovendo come apripista delle associazioni nazionali e sulle quali noi speriamo che l'esempio venga seguito da molti.